Oggi non c'è Claudio in trasmissione perché per problemi personali, speriamo e facciamo gli auguri che tutto si risolva al meglio e noi andremo avanti un po' a mano libera, un po' a ruota libera, apriremo subito le telefonate, con me c'è anche Luigi. E l'argomento come sempre è sui nostri argomenti preferiti, prenderemo gli spunti dall'attualità per proseguire la trasmissione. E chi vuole dare il suo contributo telefonico può intervenire tranquillamente. Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Allora, da cosa partiamo? Prima di partire dalla trasmissione ritengo opportuno fare una giusta premessa. Quando noi attacchiamo il discorso monoteista o quando attacchiamo i comportamenti della Chiesa Cattolica, noi non lo facciamo perché crediamo che la Chiesa Cattolica abbia tradito un principio giusto e positivo del cristianesimo. Noi crediamo che stia solo applicando le sue leggi, le condizioni che il Dio gli ha imposto. Di conseguenza noi non condividiamo le posizioni di chi dice in qualsiasi maniera che la Chiesa abbia tradito il messaggio evangelico. Diciamo che lo sta solo applicando, solo che non è all'altezza dell'applicazione della normativa o di quello che ha imposto, di quello che ha proposto. Di conseguenza noi vediamo tutti i giorni che c'è una forma di sviluppo di integralismo, chiamiamolo cattolico, della Chiesa Cattolica, tenendo conto che esistono anche altri integralismi, che sono gli integralismi appunto di tipo musulmano e gli integralismi di tipo ebraico, che si danno da fare per cercare di distruggere la realtà. E noi abbiamo sotto tutti i giorni sotto i nostri occhi quello che succede nella situazione italiana. Situazione italiana, noi vediamo che c'è un svilupparsi continuo delle richieste da parte della Chiesa Cattolica, di nuovi spazi, di nuovi domini, di nuovi controlli. E questo qui logicamente crea delle tensioni, anche perché c'è una volontà, dal mio punto di vista, di intromettersi in maniera troppo profonda in una realtà laica, e chiamiamola così laica, anche se noi abbiamo una visione diversa. Vorremmo accennare in questa trasmissione anche al problema del Giubileo, al problema appunto che è molto forte del Giubileo del 2000, anche perché rappresenterà un problema non indifferente per quanto riguarda la situazione italiana. E con me c'è Luigi. Se Luigi vuole intervenire sull'argomento, beh, io tanto ricordo il numero telefonico della radio, che è 049 700 700, e 049 700 838. Fai pure Luigi. Sì, Francesco introduce un buon argomento sulla presenza di cosa accadrà a Roma nel 2000, anno del Giubileo. Si pensa che fra dei 16 e 48 milioni di presenze ci sarà a Roma. Questo è un grosso problema, di creare dei grossi problemi sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista della viabilità. E un sociologo ha detto che Roma sotto il Giubileo è un inferno per conquistare il purgatorio, e penso che sia un discorso molto valido. Uomini, folle, progetti, spese, questo è il caso Roma. Già un disordinato sviluppo della città eterna e la mancanza di infrastrutture presume che nel 2000 si creerà un grande caos che metterà in crisi proprio Roma. Giubileo, che non è una questione, non è solo l'antica questione romana, ma investe di problemi sociologici, urbanistici e diciamo anche psicologici. Quello che sta avvenendo a Roma, anche semplicemente, basta vedere la protesta di tassisti, tanto per fare un discorso banale, che oltre alle rivendicazioni delle loro competenze rivendicano anche una negazione di rilascio di altre licenze di taxi. Cioè, questo è un esempio abbastanza banale di tassisti che scioperano perché non vengono rilasciate altre licenze per il Giubileo, e forse la gente deve ancora prendere coscienza di quello che potrà succedere. Ecco, tutto qua. Sì, beh, il Giubileo è un argomento che è abbastanza grave, punto, perché partendo da una volontà esterna, cosa si è fatto? La Chiesa Cattolica si è fatta la volontà di dominare. Parlavamo prima con Luigi anche del problema delle varie condoni e amnistie. Vuoi dire qualcosa in merito? Vedo che hanno proposto una bella amnistia per il 2000, di fare una bella sanatoria
a tutti gli extracomunitari presenti in Italia, il Santo Padre ha detto: facciamo una bella amnistia. Oltre all'amnistia extracomunitaria si penserà anche a una bella amnistia per risfoltire le carceri italiane. Di conseguenza vedo che oggi c'è parecchia carne al fuoco per i nostri ascoltatori, se vogliono intervenire. Se qualcuno vuole intervenire, 049 700 700, le telefonate andranno in diretta. Sì, beh, sul discorso della pressione, così parliamo, c'è una telefonata. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Ivan. Ciao, ciao. Raccolgo così con un po' di sarcasmo la vostra battuta, che corrisponde alla realtà, stimola a fare delle battute sarcastiche, in quanto per esempio io vedrei per esempio un'amnistia molto valida per esempio per gli artigiani, i piccoli commercianti che per qualche ragione si sono trovati ad versare i contributi INPS, IRPEF, IRAP, ICI. Sì, ecco, Ivan, scusa, noi non intendiamo discutere sul merito di questo. Cioè, noi diciamo, non giudichiamo la situazione, diciamo, dal punto di vista della legge italiana. Noi diciamo, uno Stato straniero che dice: noi facciamo il giubileo, che poi è una carnevalata in sostanza, prende un altro Stato e gli impone degli oneri, degli obblighi. Sì, no, ma io dico... di conseguenza, scendendo la cosa che tu... Io condivido personalmente quello che tu dici. Il problema è che appunto c'è un'autorità straniera, esterna, che impone delle scelte che poi avranno un peso sull'economia italiana. Ma tipo... sai, questo non mi sorprende più di tanto, e ti spiego subito il perché. L'anno scorso, proprio di questo tempo, in pre-finanziaria, è stata votata, tranne alcune correnti politiche, una legge per cui a Roma, nella città di Roma, si necessitava un investimento da parte dello Stato italiano di, in Vaticano, scusa, di 30 miliardi per rifare le facciate di alcuni palazzi. È stata votata sì, da quasi tutte, dico quasi, da quasi tutte le forze politiche, quindi lo Stato italiano ha donato allo Stato Vaticano 30 miliardi per rifare le facciate di alcuni suoi palazzi. Senza, non un prestito, proprio un fondo, un fondo perduto. Ecco, quindi questo, cioè, a questo punto che lo Stato, che il Vaticano imperversi anche nelle leggi dello Stato italiano non mi sorprende più di tanto. Sì, infatti. Vorrei però far notare a chi, ai partiti dell'Unità Nazionale, quando io mi scontro con loro e loro mi tirano fuori dal cassettino magico il nome di Camillo Benso Conte di Cavour, gli ricordo che Camillo Benso Conte di Cavour dichiarava libera Chiesa in libero Stato. Se questo per voi è un libero Stato... No, questo assolutamente... Lascio il punto. Lo Stato italiano è una parrocchia del Vaticano, in sostanza. Allora, questo qua condividiamo senza problemi. Quando, per esempio, un esponente politico si è scagliato contro i vescovoni, non contro il concetto di Chiesa, ma su questo... comunque sia c'è sempre da discutere, ma sui vescovoni, sul potere temporale della Chiesa, dei vescovoni con i crocifissi grandi e grossi, gli sono saltati addosso alle care della gola perché dicendogli che alebava la bocca e si vergogna di dire certe cose, quando esprimeva comunque il pensiero della maggioranza degli italiani. Penso che tutto questo contribuisca a non farmi sorprendere del fatto che il Papa comandi sul capo dello Stato. Sì, sì, ma difatti questo è classico. Difatti tu mi dai anche lo spunto per ricollegarmi a un argomento di attualità. Ad esempio, noi sappiamo che un movimento politico, vabbè, noi siamo mediterranei, comunque non abbiamo problemi di tolleranza. Un movimento politico sta rilanciando in Italia il discorso, ad esempio, del paganesimo celtico. Io ho delle mie riserve, anche perché appunto per me il paganesimo celtico in Italia non viene affrontato in maniera corretta. Io sono più per un paganesimo di tipo mediterraneo, romano e greco. Però, ad esempio, all'interno della Chiesa Cattolica esiste un gruppo che è il CIRS, che si occupa delle sette, e hanno già predisposto un rapporto interno loro, che poi passeranno come per drogare l'informazione, per drogare tutto, contro il paganesimo celtico. Ma certo, ma tu pensa qua, scusa se ti interrompo, quando c'è stata la riunione dei ragazzi della Chiesa Cattolica, come si chiamano? Rimini fanno ogni anno il meeting di Comunione Liberazione. Bravo, bravo, bravo. Ecco. Il tema qual era? Non era certamente i giovani della droga, non era certamente i nostri pensionati, non era certamente la via spirituale che ognuno di noi, credente o non credente, pagano o non pagano, comunque farà, se non adesso lo farà dopo. Insomma.
Non è questo il problema, il grosso problema da discutere in quei tre giorni era la New Age che si schierava prepotentemente contro la Chiesa, contro le istituzioni ecclesiastiche, e gli portava via i soldi delle Chiese perché la gente non ci dava più. È un discorso molto economico che è alla base di tutto. Cioè, ma vi rendete conto di tutti i problemi che ci sono su un paese, al mondo, che si potrebbe, cioè fondando il discorso sul concetto di amore, voglio dire loro, con tutti i problemi che ci sarebbero da risolvere, dove si vanno a scagliare e il Papa viene fuori e dice: i tarocchi, per carità, non fatevi fare le carte, che sono sono meno pericolosi i tarocchi che la comunione. Come? È più pericolosa la comunione, l'ostia, che i tarocchi. Perché poi, è sempre un alimento che potrebbe essere contraffatto. Se poniamo questo discorso sulla base di discussione, a me va bene tutto. Ma come l'ha fatto lui, che lui pontifica, perché è il pontefice, giusto? Esatto. E dice: quello che dico io è vero, e già qui non mi va bene. E non mi va bene neanche il fatto che lui ci metta il naso nello Stato italiano, ma non dimentichiamoci comunque che è lo Stato italiano che subisce questo e che gli va benissimo questo. Sì, ma appunto perché... per fortuna ci dovrebbero essere i comunisti al governo. Vabbè, va. Saluto a tutti. Va bene, ciao. Ringraziamo il nostro ascoltatore per l'intervento e ci ha dato alcuni spunti per affrontare. E discutendo con il nostro ascoltatore veniva fuori esempio l'accenno a una religiosità di tipo celtico che si sta diffondendo in Italia. Come dicevo, noi siamo per una visione diversa, anche perché per i Celti erano una popolazione ben pagana, però quello che fonda il mondo, quello che fonda l'esistenza, quello che fonda la civiltà, o quello che fonda i rapporti di una città, sono sempre state le religioni di tipo politeistico mediterraneo. Premesso questo, però, noi abbiamo che la Chiesa Cattolica, di fronte a un'inesistente, dal mio punto di vista, presenza celtica, si è subito surrogata il diritto di intervenire e di reprimere. Infatti io sotto le mani l'ho recuperato tramite varie ricerche, ho un documento appunto di questo gruppo che fa parte della Chiesa Cattolica, che è diretto da preti, in cui vanno contro il discorso del celtismo. Vabbè, io non sono celtico, però cosa dicono in questo rapporto? Che il celtismo è pericoloso perché, dico, l'antica religione dei Celti presenta la caratteristica delle religioni antiche di tipo politeistico, cioè il fatto stesso che qualcuno non accetti la visione monoteistica subito deve essere immediatamente schedato, perseguitato e così via. A questo momento si raccolgono le informazioni e di conseguenza dopo, quando si avrà il potere, si fa qualcos'altro. Ma a parte appunto questo accenno, che per me è molto pericoloso proprio perché non è che esistano delle grandi iniziative di tipo religioso celtico, già questo dimostra l'attenzione verso qualsiasi cosa che possa rientrare in qualche maniera all'infuori di uno schematismo di accettazione del Dio dei cristiani e del loro fondamentalismo. Ricordo sempre che chi vuole intervenire può chiamare 049 700 700, e le linee telefoniche sono libere. C'è anche un altro numero telefonico, che è lo 049 700 838. Luigi, tu hai qualche accenno da fare? Ma penso che sia più pericoloso per, diciamo, fra virgolette, il Vaticano, certe tendenze di pensiero, che un'opposizione politica. Infatti in Italia mi sembra che siano tutti quanti a osannare, a prostarsi di fronte al Papa. Infatti vediamo Bertinotti che va a Cuba, sì, ben. D'Alema che si fa ritrarre con il Papa, cioè anche quelle antiche forze di sinistra che dovevano essere laiche, mi sembrano più cattoliche. Rutelli che si sposa dopo 12 anni, si va a sposarsi in chiesa. Veltroni che va in Vaticano a presentare l'inserto dell'unità di Vangeli. Cioè, mi sembra che forze laiche siano diventate più per il potere. Sì, ecco, io adesso vorrei inserire un discorso sul discorso della scuola cattolica. Il problema della scuola cattolica non è tanto di una scuola che deve essere finanziata dallo Stato. Il problema è che la Chiesa cattolica sostiene di detenere la verità e di avere soltanto lei la verità. Di conseguenza si può arrogare qualsiasi principio. Anche tutte quante le posizioni che la Chiesa cattolica sostiene, dice chiaramente: noi abbiamo la verità, noi deteniamo la verità, quando voi non la riconoscete siete nel falso. E il problema è cos'è della scuola cattolica? La scuola cattolica è questo qua, dicono: noi abbiamo la verità, vogliamo la nostra scuola, però non possiamo accettare una scuola laica perché viene insegnato il falso, di conseguenza voi siete nel torto e noi abbiamo il diritto di correggervi. Questo è il pericolo tragico, cioè al di là delle singole polemiche che ci possono essere, dei singoli comportamenti, all'infondo c'è sempre il discorso della miseria del cristianesimo, dell'atrocità del cristianesimo, cioè quello di distruggere tutti gli altri, cioè di non riconoscere
qualcosa che possa essere negli altri. Dopo loro sono molto astuti, sono molto furbi, però non vanno a sviluppare questo. Sull'esempio, sull'argomento della scuola cattolica, c'è stato un intervento di un filosofo, che è Emanuele Severino, sul Corriere della Sera del 6 novembre. Dice chiaramente, fa: il problema con la Chiesa cattolica sussisterà sempre, perché loro si arrogano il diritto di detenere e di controllare tutto, si detengono il diritto di possedere la verità, di conseguenza qualsiasi cosa che loro non insegnano è falso e possono avere il diritto di farlo. Cioè, questo è che noi vorremmo scardinare, non si possono, cioè, noi non vogliamo fare una battaglia contro la scuola privata o contro la scuola cattolica o contro il giubileo, è soltanto la manifestazione di dire: noi utilizziamo tutto, noi deteniamo la verità, il nostro Dio è il Dio vero e di conseguenza noi possiamo fare qualsiasi cosa perché voi siete nel falso. E se il vostro ragionamento, se il vostro modo di pensare non è conforme al nostro pensiero, voi siete nell'errore e noi abbiamo il diritto di correggervi. Al momento queste affermazioni sono soltanto delle affermazioni, cioè, nel senso, è un modo di dire, è un modo di fare, non seguono dei comportamenti concreti che possono determinare cosa avvenire o cosa fare. Cioè, non segue ancora l'istruzione al cattolico di dire: vai a cogliere la legna che bruciamo l'infedele o che bruciamo la strega. E questo è il problema, cioè che è il pericolo, è il Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti. Allora, io vorrei citare un autore che dice: vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di speranza ultraterreni. Essi sono degli avvelenatori, e lo sappiano o no, sono spregiatori della vita, moribondi ed essi stessi avvelenati, dei quali la terra è stanca. Se ne vadano pure, una volta il sacrilegio contro Dio era il sacrilegio più grande, ma Dio è morto e sono morti con Dio anche quei sacrileghi. Commettere sacrilegio contro la terra è la cosa più spaventosa. Ecco, questo noi vorremmo dire. La fedeltà a noi stessi, cioè la nostra capacità, al nostro modo di essere, alla nostra possibilità di creare noi stessi il nostro divino, cioè senza dover rifarsi a un qualcosa di esterno. Cioè, l'idea nel paganesimo sono dei che sono alla portata dell'uomo e dei che il paganesimo può scegliere. Cioè, un pagano non è obbligato ad avere dei comandamenti, avere dei santi, avere un dio. Il valore principale per un pagano è sempre se stesso, e logicamente gli dei lo devono aiutare ad accompagnare, altrimenti questi dei non servono. Aspetta che c'è una telefonata, la mandiamo in onda subito. Sì, pronto? Pronto, sì. Ciao, sono Ivan, ciao. Scusa, ma quello che stai dicendo è quello che mi sta accadendo a me adesso. Io sono sulla statale, abbastanza frequentata, e c'è la doppia riga in mezzo con il 50, con il divieto dei 50 km. Ora, tutti noi sappiamo che sulla statale e le altre perlomeno 10-12 metri, andare a 50 all'ora significa causare più incidenti di quelli che non si causerebbero andare a 70 all'ora o 80. Io ho davanti una persona che sta andando a 50 all'ora e io sono dietro, e se io lo sorpasso mi fregano, però se gli sto dietro posso causare un incidente. Cioè, voglio dire, la legge che loro fanno è quella che in apparenza dovrebbe essere quella giusta, però se ne usano di questa per fregare la gente. Sì, ma perché difatti, il fatto di far andare delle macchine, delle auto a 50 km all'ora su una strada statale dove ci sono campi da una parte e campi dall'altra con una doppia cosa in mezzo è un legittimare un incidente, ed è la stessa cosa che fanno. Mi rendo conto che è stato molto chiaro, ma questa sì, sono capito. Sulle 34.000 lire, 35.000 lire all'extracomunitario, cioè, vorrei fare una piccola proposta, e cioè dire: questi 34.000 lire al giorno che comunque dobbiamo tirare fuori, perché non li diamo ai nostri pensionati al minimo? Sì, sì, ma difatti, guarda, anche l'esempio della spesa per il giubileo, che sono spese di migliaia di miliardi. 3.500 miliardi solo per la città di Roma, e 1.000 miliardi per il resto d'Italia. Solo, solo a Roma sono aperti i cantieri per 11.500 miliardi. Preventivati, solo... poi sappiamo come vanno le cose. Sì, ma solo a Roma ci sono lavori in corso per il 2000 per 11.500 miliardi, solo a Roma. Allora, tu pensa, se c'è la volontà politica di risolvere il problema. Non c'è, ed è proprio per questo che la gente dovrebbe interessarsi di più di politica. Però sai qual è il problema? Il problema è che come fa comodo avere la pancia piena
o la pancia semi vuota o semi piena e non rischiare per non perdere nemmeno quella mezza, così fa comodo anche a farsi vedere in chiesa e a fare la comunione. È una questione di comodo. È un discorso anche di, sai, che hanno avuto sempre la possibilità di sottomettere le persone e di dare un certo insegnamento. Ma guarda, io su questo ho un'opinione che converge con la tua, però non è del tutto uguale, per fortuna, perché perlomeno abbiamo l'occasione di parlarne, no? Sì. Io sono convinto che le paure, le sottomissioni, eccetera, ci deve essere la volontà di chi si fa sottomettere per essere sottomesso. Beh, devi considerare che esiste anche un contesto culturale in cui tu puoi insegnare la sottomissione, di conseguenza crei sottomissione. Sì, sicuramente questo, però questo può anche dare fino a che l'uomo o la donna, l'uomo inteso in senso universale, non prende, non incomincia la consapevolezza. Sì, ma cioè, nel momento in cui io sto guidando, devo pensare a che sto guidando, quindi sono consapevole che sto guidando. Non sto mangiando un frutto. No, ma vedi, la consapevolezza può esistere quando tu hai in mano i mezzi culturali per affrontare il problema. Cioè, la Chiesa Cattolica ha sempre avuto la capacità di annientare qualsiasi punto di riferimento che non fosse loro. Ah, sai, è vero, però la consapevolezza è anche sederti sulla sedia e ascoltare il tuo respiro e essere considerevole e avere la consapevolezza che tu stai respirando, mentre per esempio il respiro è una cosa a cui non pensiamo mai, come non pensiamo mai per esempio a chi che parliamo o dove abbiamo le mani, come abbiamo messo le mani. Tu, sì, se ma io questo, ti chiedo questo come punto... avevi le mani 5 minuti fa, tu non me lo sai dire normalmente. Sì, ma infatti questo qua è proprio un problema, perché tu hai la percezione di queste cose, perché riesci ad affrontare, perché hai avuto una situazione culturale ben diversa, ma logicamente loro sono disposti a tutto, appunto, pur di sottomettere, e di conseguenza la gente perde questa capacità. Non è che la gente non abbia, la gente è stata abituata a essere sottomessa perché hanno avuto il potere. Cioè, tu puoi pensare così perché sono morte milioni di persone bruciate sul rogo. Sì, cioè, sì, no, ma voglio dire, però c'è anche la comodità. Cioè, da parte delle persone, voglio dire, non c'è reazione. Cioè, per quanto poco, cioè per quanto possa essere il cervello annebbiato, voglio dire, il pensionato da 600.000 lire al mese, mi risulta difficile che non si incazzi a pensare che verranno spesi 11.000 miliardi su una città. Mi risulta molto difficile questo, anche se è abituato a mangiare a fare il biscotto con la polizia. C'è anche un discorso di informazione, cioè che le campagne che fa... Di volontà di informarsi. Di no, volontà ma di informarsi. Esistono anche pochi strumenti, perché guarda, ti dico... agiscono in maniera appunto totalitaria proprio perché controllano qualsiasi capacità di informazione, qualsiasi metodo di informazione. Cioè, è ben difficile. Comunque dai, su questa cosa continueremo la discussione. Perfetto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ecco, quello che volevo aggiungere, la realtà della Chiesa Cattolica, di tutti i monoteismi, cioè noi abbiamo la realtà anche ebraica e la realtà islamica, vediamo ad esempio il monoteismo cosa riesce a fare in questi termini. Noi diciamo, il rogo delle streghe appartiene a un passato di alcuni secoli fa. Vediamo che ad esempio il monoteismo in Algeria riesce ad applicare delle cose ben più terrificanti del rogo, cioè riesce a sgozzare le persone solo perché non credono in Dio, e sgozzano le persone non perché così, per il loro divertimento, perché secondo la loro religione la persona sgozzata, non avendo il corpo completo, non va in paradiso. Cioè, questo qua è terrificante. E poi non è vero che i monoteisti possono cambiare, i monoteisti sono sempre gli stessi, bisogna combattere. Ecco, io vorrei rifarmi alla mitologia pagana, cioè l'insegnamento che devono avere appunto chi si rifà un paganesimo. E da una mitologia dei Perlasi ricoprono una divinità che si chiama Eurinome. Eurinome, dea di tutte le cose, emerse nuda dal caos e non trovò alcunché di consistente per posarvi i piedi. Allora separò il cielo dal mare e si mise a danzare sopra le ombre. Mentre danzava, sentì un vento che le girava vorticosamente intorno e pensò di iniziare con lui l'opera della creazione. Afferrò il vento del nord, Borea, lo soffrirò fra le mani e con esso apparve il serpente Ofione. Eurinome danzava per riscaldarsi, danzava sempre più lacrimente finché Ofione, eccitandosi, la avvolse nelle sue spire. Il corpo della dea e con lei si accoppiò e rimase incinta. Subito dopo essa si trasformò in colomba e depose l'uovo universale.
Offione si arrotolò per 7 volte intorno all'uovo, lo scaldò e questo si schiuse generalmente con le cose esistenti, il sole, la luna, le stelle, la terra, con tutto ciò che contiene. Ero il nome Offione stabilirono nell'Olimpo, ma Offione si vantò di essere il creatore di tutto, e ero il nome, venutelo a sapere, colpì con un calcio il serpente, gli fece saltare tutti i denti e lo relegò in eterno nelle buie caverne della terra. Questo è il comportamento che deve avere qualsiasi pagano che si rifà a una mitologia, ha una propria visione di se stesso che sia, diciamo, della conoscenza. Il non accettare e non voler accettare l'imposizione che gli fa il monoteismo. E come il monoteismo si vuole arrogare come unico creatore, che poi non esiste la creazione del mondo, ma come unico generatore del mondo, come unico generatore della realtà, e cosa deve fare chi si richiama al paganesimo, al politeismo, alla stregoneria? Deve soltanto spezzare i denti a questo mostro che appunto è il monoteismo. E logicamente non passa tramite l'annientamento fisico come fanno i monoteisti, passa col discorso di emarginare, cioè nel senso, il monoteismo è una realtà, bene, questa realtà non deve essere quella dominante, deve essere una realtà marginale che è sempre presente nella realtà, però bisogna avere la forza, la volontà, il dominio per poterla controllare, per poterla limitare, per poterla non permettere di nuocere, altrimenti appunto le cose diventano pericolose. Torniamo a un discorso di attualità. Ogni tanto appunto faremo questi salti tra il presente e il passato in maniera tale di avere una continuità abbastanza particolare, cioè nel senso di non avere un unico tema. E gli argomenti di attualità vanno bene, però bisogna scoprire perché i fatti avvengono, cioè scoprire cosa esiste dietro questa realtà, quali sono le forze che muovono certi organismi, e solo così si riesce a sconfiggerle e a combatterle. Logicamente, nel caso dell'Algeria, noi potremmo sì fare una campagna per limitare e per contenere l'integralismo islamico, però noi dobbiamo andare a smontare le basi culturali, religiose, economiche su cui questo monoteismo marcia. Stessa cosa per quanto riguarda il monoteismo di tipo ebraico, stessa cosa per quanto riguarda il monoteismo di tipo cristiano. Perciò appunto noi dobbiamo sempre vedere cosa ha generato questo problema, cosa ha generato questa realtà, e andare a modificare i principi o contenerli, perché appunto non possiamo eliminarli, cioè in quanto il mondo è vario, in quanto esiste una pluralità di dei, esiste un pantheon ed esiste anche un dio che si è fatto dominante. Ecco, Luigi, hai qualche inserto di attualità sempre sull'argomento Ciubideo, che è il tuo argomento preferito? Ma potrei dirti, prima l'ascoltatore diceva, parlava di 30 miliardi, posso dirle che si sta sventrando il Gianicolo, famosa luogo sacro dei pagani, per fare un bel parcheggio da 40.000 metri quadri che costerà 80 miliardi, metà a spese del Vaticano e metà dello Stato italiano, tenendo conto che l'area è di proprietà della Congregazione della Santa Fede. Ecco, 40 miliardi che non sono bruscolini, potrei dire, per il parcheggio di Dio, come lo chiamano, i poco reverenti pagani. Poi diceva Francesco del monoteismo, penso che il monoteismo unisce le dottrine monoteistiche, sia l'intolleranza. Sì. L'intolleranza islamica, l'intolleranza ebraica, e l'intolleranza è proprio una caratteristica di queste religioni. Noi che abbiamo la visione politeista, chiaramente siamo in una contrapposizione, e questo sarà, penso, il problema, il dilemma dell'anno 2000 con questa invasione di dottrine monoteistiche che dovremmo affrontare, insomma, o noi o la nostra visione, la loro visione, si saranno pronto a trovarsi di fronte. Ecco, io volevo riagganciarmi ad esempio un mito su cui abbiamo parlato, un mito, una menzogna su cui si marcia moltissimo il monoteismo, è il discorso di Madre Teresa di Calcutta. Benissimo. Allora, io lo prendo dalla Domenica di Vicenza del 31 ottobre, fa, non c'è un saliscendi, c'è in terza pagina, si parla di dialogo sulla resistenza umana, fa. Il prete argentino, fondatore della comunità Coinè di Valle del Pasubio, prende con il sorriso la condanna a 3 anni, sostenuta dall'applauso dei suoi fedeli. Ai cronisti dichiara di essere stato un perseguitato e che la pena inflitta è la prova indispensabile per cementare la fede e rafforzarla. Arriva perfino a dire, aperte virgolette, anche San Paolo è stato condannato per reati peggiori, chiuse virgolette. Non vale come finale, per uno che durante il processo ha dichiarato di chiamato in causa Madre Teresa di Calcutta, San Francesco e Padre Pio. Bene, questo sacerdote fa parte di un movimento, è stato condannato a 760 milioni di multa e di risarcimento danni e a 3 anni di carcere. Più dopo, aveva 7 testimoni,
di cui ben tre preti. Benissimo, il pubblico ministero di Vicenza, Tonino De Silvestri, vuole inquisire questi tre preti per falsa testimonianza. Notizie riportate della Domenica di Vicenza. Benissimo, questo richiamo fatto da Argena Razza, Madre Teresa di Calcutta, e noi abbiamo una bella continuità. Prendo dal libro di La posizione della missionaria, teoria pratica di Madre Teresa di Calcutta, da Minimum Fax. Madre Teresa di Calcutta sempre era intervenuta a favore di un truffatore che aveva danneggiato un fondo pensione americano. Benissimo, il giudice disse: lei che ha ricevuto le donazioni da questo truffatore, restituisca i soldi a questa gente che è diventata povera. Bene, questo Mr. Keating aveva frodato $900,000 a 17 individui. Queste 17 persone rappresentavano a loro volta, leggo dalla lettera che il giudice ha inviato a Madre Teresa di Calcutta, queste 17 persone rappresentano a loro volta 17.000 cittadini ai quali Keating ha rubato $252 milioni. Benissimo. Il giudice diceva: Madre Teresa di Calcutta, lei che ha ricevuto i soldi a questa brava persona, li restituisca. Madre Teresa di Calcutta non ha mai risposto ed è morta senza rispondere. Eppure, noi abbiamo che Madre Teresa di Calcutta è considerata il massimo esempio in assoluto da parte di tutti quanti i cristiani. Vuoi a toccare un simile mito che è poi una simile menzogna? È intoccabile, però lei ha distrutto l'India, ha fatto delle campagne assurde, eppure viene considerata la persona migliore. È intervenuta, e ci sono le prove sul libro La posizione delle missionarie, edizione Minimum Fax, della sua attività condotta appunto a depredare i fondi pensione americani. Eppure lei è intervenuta con una lettera ufficiale, ne è riportata nel libro la fotocopia, dicendo: fa, abbiate clemenza con questa persona, questa è una persona molto caritatevole che ha fatto sempre donazioni a noi. Ecco, rendiamoci conto appunto su che menzogne si basa la campagna. Ecco, proseguendo sul discorso dell'intolleranza, a noi si vengono a raccontare che il monoteismo di tipo cristiano che è in Occidente è tollerante. Non è vero, perché vorrei fare una piccola cosa che è abbastanza curiosa, che è molto divertente. E noi abbiamo assistito alla carnevalata che diceva che appunto, beh, se non delle telefonate, diamo il via alle telefonate. Sì. Sì, pronto? Pronto? Ragazzi? Sì? Ciao. Bellissima trasmissione, musica troppo alta. Va bene, abbassiamo subito. Ecco, grazie. L'ho letto anch'io la posizione dei missionari e sono concorde con te su quello che dici. Però tieni presente che Madre Teresa aveva un suo modo, cioè non so se io almeno lo interpreto così, aveva un suo modo di vedere il bisogno delle altre persone. È come che, va bene, quello che faccio io va bene, se a te non comoda non importa, sai, cioè non so se sono capace di spiegarmi. Sì, va bene, ti rispondo. E dopo un'altra cosa, mi puoi dare un... cioè voglio sapere qualcosa sul pane del giubileo. Dettagliatamente, perché io ho avuto una piccola discussione con una persona e se la trovo voglio rispondergli per le rime. D'accordo. Va bene? Bene, grazie. Ciao. Il discorso del pane del giubileo. Allora, io l'ho seguito marginalmente, però ho delle informazioni così di quello che ho recuperato. Il Pane del Giubileo è un'iniziativa in cui viene prodotta da una società, mi sembra svizzera, di una farina particolare con un costo più elevato, ma molto più elevato del pane normale. E di questo costo si parlava addirittura di costi superiori di 2-3 volte al costo normale della pasta, per l'impasto del pane. E una parte veniva data al Vaticano. Logicamente esiste una forma di speculazione molto consistente delle società private fanno di moltissimi utili destinandone una parte alla Chiesa Cattolica, e la Chiesa Cattolica non ha nulla da ridire che appunto venga utilizzato un simile sistema per creare una ricchezza di una società, perché praticamente posso capire che una società commerciale abbia la possibilità di sviluppare una sua campagna commerciale, però logicamente in un paese cattolico con l'avallo della Chiesa Cattolica qualsiasi iniziativa viene santificata e beatificata, e in questo sistema fanno una bella figura perché dicono: guardate, ricorriamo a questi sistemi così umili come il pane e la società fa un forte guadagno e di conseguenza si fa, tende anche a drogare il mercato. C'è un'altra telefonata, casomai, ecco, mi riprometto di approfondire l'argomento del pane del giubileo. Sì, pronto?
Pronto? Pronto? Niente, è caduta la telefonata. Scusate, ma io sono per la prima volta in regia, perché di solito era Claudio che seguiva la regia e di conseguenza spero che gli ascoltatori siano pazienti e mi perdonino gli errori tecnici che commetto. Tornando sul discorso dell'inquisizione, ed è una cosa appunto divertente se non forse tragica per i milioni di persone che sono morti, e ci hanno raccontato che la Chiesa Cattolica starebbe facendo un'opera di autocritica in questo senso. Benissimo. Invece, cosa è successo? Che un insegnante di un'università, di un'università cattolica è stato sospeso, è stato cacciato. Perché? Non perché abbia commesso dei reati, ma soltanto è stato posto sotto la Santa Inquisizione per motivi molto semplici. Lui sosteneva che era assurdo il peccato originale e che ci fosse una condanna così lunga per le persone che andava contro il principio. E in più dopo ha detto, ma cos'è la cosa più grave? E lui diceva, io volevo che la Chiesa condannasse la frase che diceva che bruciare gli eretici non è contro la volontà dello Spirito Santo. Benissimo, la Chiesa Cattolica non ha mai smentito questa frase, loro si riconoscono ancora, cioè che bruciare gli eretici non è contro la volontà dello Spirito Santo. Anzi, proseguo, questo particolare è citato appunto all'intervista a questo professore che ha perso il posto, soltanto per queste affermazioni, non perché negasse il cristianesimo, diceva fa... Mi sembra che il peccato originale dal punto di vista del principio del diritto sia sbagliato. E poi chiedevo questo. Benissimo, allora cosa è successo? Questo un professore universitario è stato cacciato, questo filosofo è stato cacciato dalla Congregazione per l'Educazione della Cattolica. Benissimo, il processo è stato avviato dal cardinale Pio Laghi. Cardinale Pio Laghi, se non erro, è stato coinvolto con il caso di desparecidos argentini ed era anche un protettore di Madre Teresa di Calcutta. Benissimo, chi ha istruito tutto questo processo contro il professore Luigi Lombardi Vallauri? È stata istituita l'istruttoria, riprendo della Repubblica del 7 novembre, l'istruttoria è stata svolta in segreto dal domenicano Jos Cottier, responsabile del comitato che ora indaga sull'Inquisizione. Allora, notate l'astuzia, loro fanno una campagna propagandistica dicendo farsi noi faremo una revisione del nostro comportamento sull'Inquisizione. Noi faremo questo, che ufficialmente si fanno credere che chiedono scusa per un loro passato, e invece loro non chiedono scusa per un loro passato, perché nel presente cosa fanno? Mettono sotto processo e cacciano dalla loro università una persona che si è stato permesso di dire fa la frase, secondo me, in cui bruciare le persone, bruciare gli eredici non è contro lo Spirito Santo, andrebbe cancellata, lo viene cacciato, cioè questo dimostra. E poi chi caccia queste persone, chi caccia questi ricercatori, queste persone che sono fondamentalmente in fondamento dei ricercatori culturali, sono gli stessi che fanno l'istruttoria appunto per dire rivediamo il nostro comportamento sull'Inquisizione. Notate appunto la capacità e l'abilità anche di mistificazione delle cose, no? E questo qui è una cosa che avviene normalmente. E chi non crede a questa simile storia si prende la Repubblica, che è un quotidiano normalissimo, conosciutissimo, laico almeno ufficialmente, e sabato 7 novembre sulla pagina della Cultura c'è un'intervista a Luigi Lombardi Vallauri in cui dice chiaramente fa io sono stato cacciato per questo. E tra l'altro, sempre sulla stessa pagina, riporta una bella notiziola. E viene cacciato via anche un altro, sempre processato, un altro prete, non perché contesta Dio, ma perché dice in fondo... Dio ammette anche le altre religioni, noi le potremmo anche tollerare queste religioni, di conseguenza loro sono finalizzate, che questo non condivido perché le altre religioni non monoteistiche non hanno mai trovato Dio e non lo troveranno mai, però dobbiamo ammettere che una certa pluralità religiosa va bene perché porterà verso Dio. Neanche questo viene accettato e questo è sempre riportato in questa pagina della Repubblica, cioè noi abbiamo il 7 novembre del 98 una somma di notizie e di informazioni che è la demistificazione, che è proprio la distruzione di tutta la campagna pubblicitaria che hanno fatto, cioè quello che dire, cioè faremo la nostra riesame critico sull'Inquisizione, caccia una persona per un'affermazione per dire io chiedevo, diceva questo insegnante, che venisse cancellata questa frase, bruciare gli eretici non è contro lo Spirito Santo.
Ecco, rendetevi conto l'affermazione fatta nel 1520 da Leone X. C'è un'altra telefonata, diamo il via a un'altra telefonata, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Sì, pronto? Pronto? Sì. Che il Signore sia con voi. Aspetta che abbassi. Sì. Sì, abbassa ancora un po' perché qua mi sta fischiando tutto. Non so se è colpa mia, può darsi che sia. Pronto? Sì, dimmi pure. Stammi a sentire. Sì. E intanto un ciao a tutti. Due. Ciao, ciao. E un saluto agli ascoltatori. Sono Renato da Fies. Fammi sentire. Amico, capivo che qua Gabiberto e Ricci a qualche doni, questa scusa del paganesimo che Gabi tira fuori e dici che cosa sa la Chiesa. Sì. Quello mi interessa di più. Non par mia che sarebbe meglio completamente ignorarla, sta Chiesa. Beh, è lei che non ignora noi. Questo è il problema, cioè nel senso che... No, ma stammi a sentire qua, sì. Perché prima segno fuori di telefonare la barra che a chiesa che in cucca, che era tenuta gente sì. Schiava. Era tenuta gente schiava perché era della gente che meritava essere schiava, no? No, assolutamente, questo non sono d'accordo. La no, gente... No, perché mino te metti schiavo se mino voglio? Vabbè, scusa, se perché è un problema di rapporto di forza. È quello che siamo messo d'accordo un po', chi ti tiriamo il cuore, e tu capisci, ora non te metti in schiavo a nessuno. Ma cioè non come ti se la gente si organizza che ha deciso che sto personaggio di sto prete che comanda un paese perché una volta era così vuol dire che aveva anche di gente di parrocchiani come chi chiamava no? Chi era dei schiavi di gente non metà niente no? Quel prete è uno solo sì ma loro hanno creato sempre il dominio sono sempre stati io non ho nessun diritto di rompermi l'anima a me perché tanto non fa niente di quello che vado a fare me e mi dice che mi fa una roba e Ugo ne fa tutta un'altra, io è tutto l'opposto da quello che è una persona normale. Sì, ma vedi il problema... È una persona normale, e se la mattina si lava il muso, vabbè, chi una volta diceva il muso, adesso gli dice la faccia, sarebbe ben che si lavasse, e dopo partiva, acciappava il baì, ma andava a lavorare. Veniva a casa, sera, mangiava, dormiva, e se... Cioè chi ha voglia fa amore e il prete invece non fa niente di tutto questo. Beh, è sempre stato un essere superfluo il prete, praticamente era qualcosa, è un parassita della società. Era attento, il prete veniva su che diceva tu si vieni qua che mi vuoi a dire cosa gira a fare o altri. Era se la gente venisse di andare a ascoltare io, e diceva fatti lo sbattere e ti te puoi fare quello che vuoi, io restavo solo come un occo in canonica che tu capisci. No, ma non è questo, cioè esisteva un rapporto di forza ben diverso, cioè prendi l'esempio dell'Inquisizione, logicamente le leggi delle... massa radio non te capisco. No, l'esempio dell'Inquisizione, ti parlo per telefono. No. L'esempio dell'Inquisizione è un esempio classico, cioè nel senso che loro delegavano al potere civile l'esecuzione della loro volontà, del loro dominio, e questo l'hanno sempre fatto, di conseguenza. Ma mio, so che io l'ho sempre fatto, però se perché la gente si vuole sempre fare, che tu capisci. Ma c'è un discorso anche di rapporto di forza, perché ad esempio milioni di streghe e di stregoni bruciati sul rogo. Ma streghe e stregoni sta buono che adesso arriviamo a questo. Che mi guardi per te, ho detto, per ascolto chiudo qualche volta dopo non mi vengo più di io. Perché a questo punto quanto vuoi spiegare cosa che penso di che gente è? Sì. Per me è roba che può stare piccata che un ciò sì, oppure neanche esistere perché. Sì, ma tu per me, se, proprio sinceramente mi dovrei neanche esistere. No, ma vedi, questo... Perché se ti non pegherei e schiavi con te la messa, se non ti esci chi viene a casa tua e chi viene a tosse qualche panca, e se non e ti ignori completamente, e ora sei finiti. Esiste una sì. E già finito. Sì, e sarei esaspari. Sì, ecco. Di diverse religioni. Sì, beh, il paganesimo è un insieme di religioni, di religiosità. Ma ora, allora, il discorso appunto di religione... Perché non fai compagno di Geova? No, assolutamente, allora... Il paganesimo, ma te pare che serva la religione sulla sta faccia di terra che abbiamo? Te pare che non esista di più forse di essere umani? Ma ora, forse dobbiamo intendersi su... con gli altri... di fare un vero e proprio comunismo, va bene? Perché se vado a dire ai preti chi c'è quattro Lazzaroni e mi sono d'accordo con te, e dopo che mi tira fuori un'altra non sono mica mi qua sì, come ma... che mettiamo la storia. Forse ecco, sarà bene da... Perché dei programmi mi pare che la gente che abbia voglia di fare pochi che ne fanno la storia di partiti, no?
Sì, ma vedi, il discorso perché è... Perché quasi quasi, guardi, si diventai un partito. Non mi sembra proprio. Il più bravo di un partito, perché riuscì a mettere in testa a gente un'altra religione. Ma noi vogliamo, non vogliamo mettere nessun in testa. Noi non abbiamo un perché verbo e un credo da diffondere. Che sia rosso, bianco, verde, giallo, tutti i colori, alla fine quando che ti si andà in sede e te ne discuti se il problema va bene o roba altra, ma guardi, parlare di strategie, di robe che se non toccabile con manga, tu capisci? Ma noi abbiamo parlato di noi parliamo sempre che ognuno deve diventare a se stesso ed essere fedele a se stesso, di conseguenza... Allora, non ti pare che diventando a se stesso sia il più bel comunista del mondo? Se tu lo chiami comunismo, per me va bene, qualcuno lo può chiamare in maniera diversa, lo chiamo paganesimo, cioè... Uno diventa se stesso, che si analizza prima io, e dopo poi a competere con un'altra persona, la compagna di io, ma prima che ha analizzato io... Sì, ma difatti il lavoro deve essere fatto... E questo non vuol dire comunismo. Sì, ma non è che uno diventi pagano perché io dico, cioè, ti battezzo pagano, assolutamente. Il paganesimo è un percorso individuale di ricerca, di conoscenza che va a identificare le altre divinità che lo circondano, ma non può passare tramite una religione, ma tramite un dogma. Ma il posto del pagano, se mi di nome il comunismo, sarebbe mia meglio. Ma per me il discorso pagano è sempre più antico perché proprio ha un radicamento sull'essere dell'uomo. Se tu preferisci chiamarlo in un'altra maniera, a me va benissimo, io non ho problema dei nomi, cioè... I pagani hanno capito che non ho problema neanche a me, io ti capisco. Sì, ma vedi... Se chiamarlo comunismo, puoi chiamarlo anche a democristiano, ma basta che si comporta però come che va a andare. Ma se ti vendi testa che quello che ha fatto chiede i papi, i quattro briganti, e dopo dovevi tirarne fuori un'altra. Non... Ma no, ma non è di proporre un'altra religione. Non lo so, perché ti parlavi di Algeria, chi sgossa, via discorrendo. Questa è una manifestazione. Mi ho buco che fare con che la gente ha, perché purtroppo sono una diezena di giorni a divertirmela. Sì. Qui si è fuori la testa. Sì, ma quello è un pericolo che può esistere anche qua. Appunto. Cioè, ma può esistere perché non solo... Perché i dice che solo la larga ha deciso cosa che va fatto. Sì, ma hai detto con sua moglie, se là se sa che nasce il toso o non nasce. Credo capire. Sì. Qui c'è chi li vede, ma i fanatici che sono roba da peso di quattro bigotti che va qua in chiesa. Vabbè, anche qua sono, cioè, qua renditi conto che scusa che il Papa si è permesso di fare un appello ai farmacisti cattolici di non vendere i preservativi. È una fabbrica di preservativi però. Questa è un'altra speculazione che ho. Che... È Vaticano, ma la fabbrica che fa preservativi. Era che ho capito chi li vede, chi che gente ha. Era l'unica roba, sì. E quando che viene fuori da quel balcone che cata chi quattro, perché per me le quattro deficienti, no? Che sei assolto, che barra è lui, che batte le mani, che ti abbatti ora. E se si catasse su, cosa farisce? Sì, sì, no. E poi viene fuori dal confinamento che lo è. E dopo è giubileo. Sì. Cosa è il giubileo? Una roba che si mangia. Giubileo è una carnevalata, cioè dicono che 2000 anni fa sia nato uno che si chiamava Gesù Cristo, che non è vero. È che non è vero per niente, sì, che lo inventato ora Gesù Cristo. Sì, ma infatti è una invenzione pubblicitaria. Gesù Cristo era un totato che si è messo in testa a fare il lavoro meganario, occupava, basta, finito. Sì, era occupato tanti, occupava Togliatti, Togliatti non mi occupava, ma comunque non stava occupato, che occupava chi era il socialista. Matteotti. Gramsci, come messo in galera finché è morto. E sì, per me Gesù Cristo è una roba genere. E il compagno che tu puoi separare Carallo, Pigallo, dovrebbe essere la stessa roba. Perché hai tanta svegliare a testa, la gente non ha ancora capito. Che dopo lui cura massa forte, è un altro discorso. Ma siamo stili vecchi qua, insomma. Sì, sì, va bene, dai, ti vedo di darti una risposta per radio per il corso del paganesimo, così vediamo di chiarirsi, va bene? Da te, mi ti sei adottato e ti ringrazio del discorso che ti sei dovuto fare, perché tutto sommato alla fine te svegliai fuori, o altri. Sì, beh, dobbiamo ringraziare Claudio che è sempre stato presente nelle trasmissioni. Sì, ed è... Però... Sapendo che non è in cerca di inventare un'altra musica, compagna, Sandri. Sì, non ti preoccupare, non c'è questo pericolo. Va bene, ciao. No, penso che sia giusto dare una risposta a questo ascoltatore sul termine paganesimo. Allora, il termine paganesimo non è neanche un termine che si danno i pagani. I cristiani hanno sempre avuto il problema di identificarsi con una religione. Di conseguenza, la prima cosa che fanno, dicono io sono cristiano. I pagani non hanno mai avuto questo problema perché non avevano neanche un termine per i greci, non avevano neanche un termine per religione. Il termine pagano è soltanto una invettiva che usavano i cristiani contro chi non diventava cristiano.
I pagani non hanno bisogno di predicare religioni, di predicare dogmi, perché non hanno dogmi, non hanno un Dio unico, sono solo se stessi e ricercano se stessi. E quando qualcuno si spostava che non si riconosceva nel monoteismo, non aveva il problema di andare in un'altra popolazione e dire: ma come, voi non credete in questo, non credete in Pan? Assolutamente, perché loro andavano in altre forme religiose e riconoscevano la loro divinità e non avevano nessun problema. Facciamo un esempio: in Grecia c'era il dio Pan, va bene, in Egitto c'era il dio Min, e uno che si recava in Egitto diceva: anche voi avete Pan, benissimo, non c'è problema, ma se voi non avete delle divinità diverse, fatemele conoscere perché possono servire anche a me. Basta pensare che, ad esempio, erano famosi, ad esempio, l'evocatio fatto dagli antichi romani, cioè dicevano: noi vogliamo entrare in una città, conquistare questa città, vogliamo che il popolo venga a far parte dell'impero, e io non voglio difendere l'impero, però voglio dimostrare il comportamento diverso tra il monoteismo e il politeismo. Benissimo, questa città è forte perché ha delle divinità, ha un qualche riferimento che è sacro, che è divino, che però vive nella città e vive con la città. Benissimo, noi offriamo a questa divinità la possibilità di venire con noi, noi l'accetteremo nel nostro panteo, e non c'era un problema. Non c'era assolutamente nessuno schema, non si diceva: questi sono i 10 comandamenti, questo è il testo sacro, lo devi riconoscere. No, si accettava questa divinità, perché si sapeva che questa divinità poteva portare un contributo al proprio modo di essere, al proprio modo di fare, e di conseguenza rientrava nella creazione del cosiddetto mondo quotidiano, nella vita di qualsiasi persona, sapendo che questa divinità non era negativa. Il monoteismo non fa così. Arriva e dice: bene, voi siete dei pagani, lo dice il monoteismo, perché non adorate Cristo? Ma noi, i cristiani, dicevano: dovete adorarlo. I pagani dicevano: noi adoriamo le divinità che noi vogliamo, le divinità ce le scegliamo noi. No, per i monoteisti questo non è possibile, cioè tu devi prendere una cosa e diventare statica. Basta fare un semplice esempio: i cristiani sono tutti basati sul discorso storico, cioè dicono 2000 anni fa è nato, che poi non è nato, è nata una persona, di conseguenza tu devi sempre venerare questa divinità che è stata 2000 anni fa. Noi non diciamo questo, noi diciamo che le divinità del passato esistono tuttora e qualcuno con la propria sensibilità le può riconoscere in queste divinità. Il riconoscimento non lo decidiamo noi che siamo in questa radio, non lo decidiamo noi che facciamo questa trasmissione, noi diciamo tutti devono riconoscere la loro divinità. E nuove divinità possono nascere, cioè il paganesimo fa parte della vita. Noi lo facciamo solo perché il monoteismo ha creato delle situazioni di dominio così forte e di conseguenza c'è il bisogno anche di ribellarsi, ma non lo facciamo, non facciamo una ribellione per imporre un qualcosa, facciamo per liberare. Cioè, noi vogliamo appunto dire alle persone: guardatevi attorno, guardate voi stessi, cercate di riconoscere quello che è sacro nel mondo. Noi non diciamo dove devi prendere le cose, le devi battezzare, perché qual è la mania assoluta che ha il monoteista? Quello di battezzare, di purificare, di santificare le cose. Per noi non esiste la santità, esiste la sacralità, ma la sacralità è insita nelle cose. Cioè il monoteismo dice: il mio Dio è esterno a questo mondo e porta la verità, io arrivo in un certo posto, lo battezzo, e questa cosa, perché ha avuto questo battezzo, diventa cristiana. Noi diciamo: non è vero, qualsiasi cosa ha la sua dimensione, ha il suo aspetto divino, ha il suo aspetto magico, ha il suo aspetto religioso e ha il valore in se stessa. Di conseguenza non c'è bisogno che io vada ad apportare qualcosa in più agli altri. Gli altri posseggono una loro conoscenza, una loro possibilità. Sta nella volontà delle persone di determinare questa conoscenza, questo percorso. Benissimo, se uno dice: non mi riconosco nella tua divinità, io ne ho una mia, non è un problema, ma io non ho neanche bisogno di chiedere a un altro pagano in che divinità ti riconosci, perché esiste una simbiosi ed esiste un contatto nella predisposizione ad accettare qualsiasi divinità. Logicamente può essere più bella o non piacere, ma esiste anche la possibilità per me pagano di creare una nuova divinità. E posso anche rinunciare a una divinità, posso anche scegliere, cioè nel senso, perché le divinità sono alla pari, non sono vincolato da un Dio e questo Dio si può permettere qualsiasi cosa su di me. Il Dio mi deve essere utile. Nel cristianesimo noi abbiamo che il Dio dice: va bene, non vi comportate bene, vi annego tutti. E i cristiani: che bravo, che buono che è questo Dio, e giù a farsi ad annegare felici e contenti. Noi diciamo: non è assolutamente vero, un Dio che distrugge il mondo per noi pagani non esiste, non esisterà mai, perché distruggerebbe se stesso. Per noi pagani
La divinità vive su questa terra, vive di fianco a noi, è a destra delle nostre possibilità. E la divinità, perché noi la riconosciamo tale, deve darci un contributo. Se non ci dà un contributo, se non ci diventa utile, se non collabora con noi, è una divinità di cui noi possiamo rinunciare a fare a meno. Cioè, il rapporto che noi abbiamo col divino è sempre un rapporto appunto individuale, non esiste una forma religiosa codificata nel paganesimo, non esistono dei testi sacri. Perché ad esempio per noi è più facile fare la polemica con il monoteismo? Perché noi possiamo affermare, distruggendo quello che è negativo nel monoteismo, ed affermiamo il paganesimo. Ma per noi è difficile stabilire dei comandamenti come fanno i cristiani, un testo sacro, un valore definitivo e assoluto. Non esiste, perché per i cristiani c'è stata una manifestazione 2000 anni fa e su quella manifestazione hanno innestato tutto quanto la loro realtà. Hanno ricevuto, loro dicono, 10 comandamenti. Questi comandamenti sono il metro dell'esistenza e uno si deve uniformare, ma per noi non contiamo. Cioè, la caratteristica dei monoteisti è sempre quella di contare. Esiste un unico Dio, per i cristiani esiste una Trinità, esistono dei comandamenti, esistono dei libri sacri, un libro sacro, esistono un certo numero di peccati e così via. Cioè, la capacità di sempre di misurare, di limitare le cose, di porre dei confini, di porre dei limiti e di imporre questi limiti agli altri. Io dico, vabbè, voi cristiani siete dei masochisti, potete anche accettare i vostri limiti, potete anche accettarli, potete anche tenervi. Siate dei masochisti, ma solo contro voi stessi, non andate a danneggiare gli altri, o no? Sì, fate la bellezza del paganesimo, che anzi preferisco chiamarlo politeismo, e che non ci sono dogmi, non ci sono libri sacri come la Bibbia, il Vangelo, non ci sono riti, non c'è una figura del sommo sacerdote che ti deve istruire, che ti deve confessare, che ti deve battezzare. La bellezza è che uno può creare anche in se stesso una visione, un mondo suo. Sì, è un proprio percorso. Quella bellezza del politeismo. Sì, che può confrontarsi tranquillamente senza problemi. Che chiamarlo politeismo e non paganesimo, perché sembra un senso dispregiativo, sì, perché dato dai cristiani, insomma. Sì, il termine appunto paganesimo deriva sempre proprio da un termine di... Cioè, i pagani non avevano neanche il termine religione, per dire, neanche il termine pagano. Cioè, quando si incontravano dei pagani, quelli che noi chiamiamo pagani, dicevano io sono pagano, tu sei pagano anche te, non se lo proponevano questo problema. Se lo pongono i cristiani, cioè dicono a quale Dio assurdo credi? Quello è il problema loro. Ecco, ricordo sempre il numero telefonico, che è 049 700 700 e 049 700 838.